festeggiamo con la musica, con la voce splendida di Katia Veneruso, accompagnata dal nostro Alessio De Carolis, la nostra piccola principessa che cresce sempre di più. E allora dedichiamo al nostro gruppo editoriale, agli ospiti in studio e naturalmente al pubblico a casa, Mattinata di Leoncavallo. Katia Veneruso. Sei bella, sei cresciuta ancora di più. Allora, quando c'è Katia che inizia, io voglio accanto a me sempre Gianni Nazzaro, perché so quanto è affezionata la nostra piccola Katia. Come stai, Katia? E chi meglio di te? Un bacino da questa splendida voce e un applauso, secondo me, va fatto ancora a chi la sta portando avanti questa voce, alla sua maestra bravissima. Te può seguire man mano l'evoluzione musicale e canora di Katia, eh? Valerio Liboni, per esempio. Vero? Perché c'è più tardi, eh? È più tardi, vero. Arriva, e anche lui è in grado di affrontare questo argomento. Però tu, devo dire che la conosci meglio, perché sì, insomma, vi siete già incontrati in varie puntate. Più volte. Tra le tante novità, so che hai adottato anche un cagnolino, è vero, sì, Katia? Mi ha detto la tua mamma. Come l'hai chiamato? Intanto, come è arrivato questo cagnolino? Tu l'hai visto? Era da solo e l'hai portato a casa? E l'hai chiamato? Casper. Credo. Caspita. Com'è sensibile questa bambina, veramente ama la musica. Meticcio. È un meticcio. L'hanno preso in un canile, diciamo, pubblico, è vero? Brava Katia, brava. Un atto d'amore non indifferente.